Wonder Street è tornata sugli schermi di Space Valley in onore del Natale! E vai! Posso accenderle? Certo, assolutamente! Per chi non lo sapesse, Candle Street ti permette di creare candele personalizzate miscelando più di 50 fragranze. Puoi modificare addirittura lo stoppino e il design, cambiando colore e etichetta. Vi devo dire due cose importanti a riguardo. La prima è che su Candle Street c'è il 10% di sconto utilizzando il codice Space Valley. E la seconda è che per un mese potrete personalizzare le vostre candele con le nostre etichette, da veri abitanti. Quindi andate su Candle Street, create le vostre fragranze e se siete indecisi e non sapete che gusti mettere, potete utilizzare il tasto fragranza magica, che vi creerà una fragranza in base alle vostre esigenze e alle vostre indicazioni. Momento, momento, momento! Noi di Space Valley abbiamo creato una ciascuno una candela con la nostra fragranza essenziale, che però occhio non hanno la nostra etichetta. In onore del Natale, il grande Cesi dal deserto! Ciao, io sono il mercante Cesare. Vi presenterò le nostre fragranze. Partiamo con il caffè del signor Tony. Caffè e biscotti, la colazione perfetta, soprattutto a Natale. Disponibile ora. È sicuramente patatoso, ma altresì goloso. Il nostro Nicolas con la sua fragranza. Note dolci, dolci molto dolci. A chi piace il dolce tanto dolce, fragranza, caffè goloso. No, Nick il goloso. Il goloso. Per chi conosce Nelson da tanti anni sa bene che l'unica cosa che gli piace veramente fare è una sana serata nerd. Strano, la cannella, hai usato la cannella? Sì, sì, hai usato la cannella. Mela cotta. Hai usato la mela cotta? Sì, ho fatto uno strudel. Se volete uno strudel che sa molto di cannella, serata nerd. Non si chiama così. L'ombroso Frank tira fuori una fragranza spinosa. Se volete un momento solo per voi, profumato, talcato, leggermente agopinato, fragranza eremita, by Frank. Passiamo al pezzo forte. Vi ho trovato un sapore speziato e orientale che solo la mia ascella sa donare. Che cosa ci ho messo dentro? Rum e paccioli. Paccioli, non è paccioli. Note speziate, molto orientaleggianti. Orientaleggianti, minchia. Fanno sposare le note del paciuli con quelle del sandalo, che ricorda un po' il sudorino. Abbiamo capito. Ascella del Cesi, la trovate disponibile ora sul sito. Quella di tonno non è buona. Non è vero. Secondo noi questo è il regalo perfetto. Tra l'altro le candele sono prodotte a mano con cera di soia. E il packaging che viene utilizzato è 100% riciclabile. L'1% dell'ordine viene devoluto ad associazioni a tutela dell'ambiente per ridurre l'impatto. Tutti i link utili in descrizione e vi ricordiamo il codice sconto per il 10% Space Valley. Buona visione e grazie Candle Street. No! Space Valley Wallera. Oggi proviamo a capire quanto siamo abili a dividere esattamente a metà degli oggetti. Attenzione, non basandoci sulla simmetria pari pari, ma sul peso. Divideremo degli oggetti in due ad occhio, li andremo a pesare e capiremo se siamo stati precisi o meno. Perché oggi ci chiediamo chi sarà il king della pesa. Dividi l'oggetto in parti uguali. Abbiamo davanti a noi un coltello, il tagliere, un primo oggetto. Scusa, e una bilancia, sì. Nicolas, se vuoi farla vedere, voilà. Perché noi adesso andremo a tagliare e poi andremo che a pesare. Zoom, serve questa separazione per non copiarci nel taglio, Cesare, no? Ognuno basta. Ragionerà con la sua testa. Esattamente. Perché non possiamo tagliare? Cipolla tropeana. Avete davanti a voi una cipolla, tosta tropeana. Cipolla. Non è una cipolla di Tropea. Sì, come no, tropea. È uno scologno monzese. Tra l'altro non sapevo avessero queste cose. No, ma dai, mi hai già perso un pezzo. Allora, due pezzi della stessa misura, noi possiamo procedere. No, non hai capito un cazzo. Peso. Dovete decidere anche in che direzione tagliarla. Sì, okay. Perché può essere tagliata per il lungo come per il largo. Fate i vostri esperimenti, certo. In che senso esperimenti, scusa? Il questo. Bilanciamento. Fate il bilanciamento. Ma come hai fatto a vedermi? No, beh, sono dietro un muro. Fatele! No, tra l'altro volevo tagliarla qua, ho sbagliato e l'ho tagliata qua. Nelson, te la dovevi calcolare meglio. Tu hai già tagliato? Sì. Allora posso fare le mie valutazioni ad alta voce. Certo. È che qui hai la parte finale che è bella pesante. Secondo me il gambo più una piccola porzione, andare per il lungo è difficilissimo. È vero, molto poi a un certo difficile. Punto... Però potresti azzardare, dai, guarda. Come azzardo? Dai, tagliala per il lungo, cioè sì. Perché? Ma cosa vuoi da me? Sì, sei stato impulsivo e rabbioso. Ti ho sbagliato, taglio... volevo tagliarla qua. Grammi. Abbiamo mille cose da tagliare. Ma io la prendo molto seriamente. No, lui la prende seriamente. Mi piace questa cosa. Ok. Sei soddisfatto del taglio? Spero di sì. Io no. E andiamo quindi a pesare. Bilance pronte. Andiamo a pesare. Chi avrà la differenza tra i due valori che arriva più vicino allo zero vince. Questo è un matematico. Un applauso. Parto io quindi? Parti tu, intanto io peso il mio gomito. Quanto pesa? Togliti. Vediamo. A sentirli così non sembrano pesanti uguali. Vabbè, allora hai già perso, Nelson. Prima col gambo. Oh, 40 grammi. 40 Preciso. Grammi. Non peserà mai 40 grammi questo. Sono tesissimo. Wow!
Porca. Aveva pesato 38 all'inizio, eh. Potrebbe non essere uno scarto così grande, eh. Vado io. Io non canterei Vittoria così in fretta. Vai col gambo. 50. 50 contro. No, paurissima. Qua. Wow. Mi ha fatto il guccio. Pagnottone! Ma che buono che è le pan. Che bello, ma quanto è farinoso. A me non so perché il pagnottone mi ricorda sempre Gesù. No! No, che cazzo fa questo? Ma sembra un mega Kraken comunque. Soffia anche te sopra il tuo. Allora, panettiere. Siamo armati di coltello da pane, direi di andare. Però la forma è semplice, aspetta, è leggermente irregolare. E poi c'è una difficoltà. Ma quanto parli tu? Ma te puoi lasciare tagliare. Dimmela, 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 le bolle dentro. Voglio... Ma non so se hai le bolle, che ne sai? Ma cosa sono le bolle? Le bolle! Le bolle dentro della mollica. Possiamo tagliare? Allora, la forma è leggermente irregolare, quindi bisogna stare attenti. Fai il balance col pane, dai. Vado. Voglio vedere se l'ha tagliato a metà, no, in due parti simmetriche, oppure ha deciso di... No, sono andato un po' storto. Tagliato! Non c'ha le bolle. Ho fatto una cagata. È chiaramente più grande dell'altra. Ah, vabbè, però magari hanno dei pesi uguali. Non mi sembra. Guarda che Cesare se l'è studiata un botto. Anzi, addirittura lui se la studia durante il taglio. Lo sta tagliando storto? A metà taglio è andato un po' obliquo. Andiamo a pesare. Mi accendi le bilancine, per favore? Il king del peso si sta per apprestare. Rega, 200 tondi. No, io aspetta. Se è un 200 spaccato, io ti giuro. Si chiude il video, okay. E Cesare ha vinto. Io vado a casa e piango. Sì. Ok, 15 di scarto. Cacchio. Andiamo a vedere il mastro del taglio storto. No, dai, ma ferma. 205. 205 è potenzialmente. 216. Ha vinto Nelson. Sì! Con lo scarto di 11 grammi. Però scusami, cioè, non è stata casualità. Ci facciamo delle bellissime bruschettine. Ananas. Qui possiamo tagliare per l'alto oppure così, capito? Come? In teoria è abbastanza uguale l'ananas. Quindi se io calcolassi più o meno quanto pesa il fogliame, tagliassi un po' meno, dovrebbe essere a metà, però... Ma vai a tagliare quel fogliame lì, che è coriaceo. Dici? Cioè, non riesco a tagliarlo così? Per me è dura, Ti stai riuscendo? Non gli rivelare i tuoi segreti. Non gli rivelare. Io l'azzardo tantissimo comunque. L'azzardi? Vai. Fai un colpo di katana. Madonna, c'è l'altro che sembra che stia sventrando un animale, cioè. Mamma mia, Nelson, che immagine. È dura? Ah, tu Cesare vai per quella via, la via del coraggioso. Sì. Io ci sono, Allora. Beh, non ho mai visto un'ananas tagliata così. Che figo, bellissimo. L'altro sta entrando con la lama. Che rumore terribile. Ce l'ho. Passiamo al peso. Ha fatto sta skill. Beh, che bravo. Io ho usato perché sono il king. Ma spiegaci il tuo ragionamento, Cesare, perché c'è una tattica. Allora, il culone dell'ananas è più spesso rispetto alla porzione più apicale del frutto. Ok. In più abbiamo il fogliame anche come variabile da tenere conto, no? Quindi ho tagliato in diagonale, giusto perché volevo tagliare in diagonale. Mi sembra giusto. Per dare più, insomma, abbiamo capito. Abbiamo capito. No, cosa sta facendo? No, qualificato. Vado, eh? Prego. Vedo. 8,99. Sta 8,99. 8,99 okay. Contro 9,35. Aia. Vado, Prego, Cesare. 6,25. Che l'ho fatta molto fuori dal vaso. Questa è stata una caduta da cui mi rialzerò. Molto più forte di prima. Zucca violina. Allora, vi ricordiamo che alla fine del video daremo degna sepoltura al nostro amico. No, bravo. No. Ma che zucca è? Ma questa non è vera zucca, questa è di marzapane. Oso o non oso in questa mano? Qua. Ma dai, ma questo è deficiente. Ma scusa, ma un attimo, calcola. Non l'ho tagliato, mi sono schiacciato un dito. Ma la mia zucca sta sanguinando. No, allora Nelson, puoi cercare di prendere questa sfida seriamente? Sì. Cosa fa quell'altro? Dai, tagliamo insieme, Cesì. Vai. Contemporanea, contiamo. Non so se andare banale o andare innovativo. 3, 2, 1. Ok, altro. Il picciolo non si taglia, però. Sei sicuro? Ah, allora per forza così. Sì. Io ho fatto. Non sono convinto, però. Cesare, secondo me, ha fatto un controbilanciamento molto migliore. Andiamo al peso. Ma che puzza che fa? Senti che odore di diarrea. Le zucche fanno una gran puzza. Ma non è vero, ragazzi, no. Ma cosa state dicendo? Ma è vero. Vengo da annusare. Mi dà fastidio. Ma fanno puzza di diarrea. Scusa, quando è Halloween e scavi la zucca, fa puzza. Ma è zucca. Ma puzza zucca. La zucca. Ma poi sono bruttissime, cioè. Sono zucche. Ma zucche. Sono brutte. Cioè, zucche, non è zucche. Bello come oggetto. Mi ha fatto schifo fare le zucche di Halloween. Sembra di sbudellare qualcuno. Vai.
1030. 1031. Contro. Non peserà mai un chilo e tre. No, infatti non capisco perché dite che è un genio. Mi sembrava, mi sembrava che fosse stato intelligente. Vai, Cesare. Dai. Cesare. Wow, 8:38. Wow, wow. Andiamo al mastro della pesa, colui che fa gli oggetti uguali. 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 Aspes Valley. 1,4 kg. 1,409 contro. Oh là là. 1,221. Quindi vince Nelson Venceslai. Fasolo. Siamo in miniatura. Quindi bisogna fare un lavoro di fino, eh. Sembra una pillola di vitamine. È un botto, è vero, sembra un pillolone. È stra difficile, qua è veramente una roba chirurgica da orefici. Oddio, oddio, cosa sta facendo? Uno. Io ho sbagliato. Bravo, tutto Nels. Palesemente. Hai sbagliato. Uno è gigante, uno è minuscolo. Ah, niente. Porca vacca. Vado. Ma perché non si è tagliato dove volevo, si è spezzato. No, no. Nessuno lo vede. Il no. Fagiolino. Andiamo quindi al peso. Vado, eh. A quanto è sensibile sto bilancino? 0,27 contro 0,40. Sei molto, sei in realtà molto, è molto lontano. Lontano, ma si vedeva già ad occhio. Ma perché si è spezzato? Vabbè, colpa sempre del fagiolo. Sempre colpa del colpa fagiolo. Del fagiolo. Ora ti mostro per cosa sono nato. 0,28 contro 0,28, ve lo svelo già. 0,15. No, che no, lei. 0,19. No, no, come? Sì, 0,19. Ha vinto Cesare, bravo Cesare. Sono il king della pesa. E questo è un consiglio che vi da tonno. No, non è vero, non è vero. Se volete acquistarli pure voi per pesare i fagioli spezzati. No, poi non sono fatti nostri. Trovate il link qua sotto in descrizione, vero tonno? Stivali in gomma. Okay. Dov'è il gatto? Dov'è il gatto? Che gatto? Il gatto è cui rubate gli stivali. Oh mio Dio. Top. Non so come tagliare. Cioè, questo tosto. Sicuramente la suola è la parte che pesa di più. Si potrebbe fare un taglio così, si potrebbe tagliare solo così, tipo. Questo è molto interessante, non saprei dove. Ma prova a fare metà. Ma fai del balance? La metà secondo me è un casino. Ma il tallone sicuramente è la parte che pesa di più. Sì. No. Allora. Porca vacca, ma com'è possibile? Non lo so. Oh, oddio, Nels è partito. Guarda Cesare, Cesare è un pazzo. No, no, il dito. Oh mio Dio, Cesare, per favore, fermo. Ti ammonisco. Non taglia niente sta sega. Ti giuro, sta andando bene. Lasciami tagliare questo. Fermo. Ma me lo stai mettendo al il mignolo. Aiutami. Ma cadito lo cigno. Fermo, attento, fermo. Ma mi potrei placcare mentre. No! Fermo. Oh, però Cesare ci è riuscito. No, non ha senso però così. No, sei ancora in tempo. Cioè, finché non lo taglio del tutto sono in tempo. Però questa volta vedi di farlo con del senso. No, ce l'ho il senso, ce l'ho. No, ho fatto una scelta strana. Scusate, adesso è diventato un sarto. Ti rifaccio la suola. Ma che cazzo fai? Ma sei scemo. Io ci credo, io ci credo. Io sono un cretino. Cesare, dopo scoprirai cosa ha fatto Nelson. Ci sono. Direi di andare alla pesa. Sai che. Diccelo. Sai che potrebbe essere perfetto. Ma sai che sono confident anch'io sul mio? Fammi vedere. No. Prego, Cesare. 336. 494. Brutto, questo. È arrivato il Nelson. Sembra gli stivali dei costumi da carnevale. Presente che sotto si vede le scarpe. Ah, è vero. È dato un fastidio. Partiamo con questo coso. 474. In realtà potrebbe essere. Vado? 355. Vince con lo scarto di 119 grammi Nelson Venceslai. Mamma mia. Posso Dovevo dire? Devo tagliare leggermente più via questo. Esatto. No. Pollo allo spiedo. Come evitare litigi a Natale. È vero. Al ringraziamento. Come? Tagliando il pollo giusto. Tu mangi il pollo a Natale? No. Allora. Però qua posso dire Cesare è molto avvantaggiato. Perché mangia solo pollo. Solo pollo. No, è che io ho una quaglia in questo momento. Ma è un pollo. È una quaglietta. Questo pollo è un pollo piccolo. Ma queste sono considerazioni che non ci interessano. No. Vattene. E questo è semplice perché alla fine un pollo è simmetrico, un po' come l'essere umano, no? Io non era simmetrico. No, ho tagliato perfettamente a metà il boccone del prete. Boccone del prete che mia zia diceva essere il boccone più buono. Sapete cos'è il boccone del prete? È il c***o. Prego Cesare. No, non so se infilargli la forbice dal collo o dal culo. Ma taglia col coltello. Ha ragione. Mi ha speso 40 euro questi tringiapolli. Io ho bisogno della massima sensibilità. Tringiapollo? Spingi con l'altra mano. Io ho beccato esattamente lo sterno, eh. Magari è un buon segno. Comunque, se lo potete trattare bene visto che ci pranziamo. Non l'ho toccato neanche. E allora andiamo a pesare. Come si chiama questa parte dell'uccello? Sacca natatoria. No. Allora, una roba importante, Nelson dovrà decidere dove collocare il boccone del prete. Però non è che lo decidi dopo che hai visto il peso. Metto qua. Ok.
316. 316 con boccone del prete. Contro. 315! Oddio! 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 Se non mettevo il boccone del prete. No, è troppo grande. Ah, Cesare, sei fottuto. Un grammo. Togli i libriciolini, non imbrogliare. No, è stata rara. È zero. Andiamo a vedere. Marshall Cardiopalma. 319. Ok. No, ma cos'è? Distrutto. Ma cos'è? Cioè, guardate il taglio, per favore. Io l'ho fatto esattamente al centro. Ho diviso lo sterno a metà. Ma si vede che è più piccolo. È un po' asimmetrico. Ma sembra anche gli umani sono asimmetrici. Ma tu lo devi calcolare. No. Vince Nelson col boccone del prete. Peluche. Molto lungo. No. Ecco come divido. Una volta sola. Volevo dividere. No, no. A parte che mi dispiace un botto, perché io adesso a casa sto collezionando peluche, me lo porterei volentieri. Io mi ero opposto a questa mancia. Prima volevo un coniglietto. No, Cesare. Perché? Se lo tengo buono si ribella. Mi spieghi perché ti fa ridere questa cosa? Ti prendo il trinciapollo. Abbiamo un'accetta. Trattiamolo come un oggetto. Sulla mano. È quello che sto facendo. Non è vivo. Prendi. Visto troppo Toy Story tu. Il seghettino. La suola, se volete, posso prendere. Ma dai, Cesare. Scherzo. Io mi fido delle loro proporzioni. Però scusami, il testone pesa molto di più, È grazie al papero. Ma non taglia la trinciapollo. Ora si sta accanendo. Ma come si fa a tagliare? No. Vabbè, l'altro non si ricorda neanche più della sfida. Il problema è l'imbottitura, però. Nelson sta creando un altro peluche. Diciamo che sul finale c'è un gioco di imbottitura. Cioè, devi decidere da che parte farla rimanere. Sì, vabbè, Nelson, cosa stai facendo? Ok, queste di qua le rimetto dentro se vuoi. Possiamo andare alla pesa? Cesare ha finito? Cesare ha finito. Parte Cesare, parto sì. Parto io. Non siamo tanto diversi, È 297. Okay. Mi sono concentrato più su sbudellarlo che dividerlo perfettamente. Secondo me tu hai perso l'obiettivo della sfida. 3,54. Non è male, Non è male, non è neanche bene. Esatto. Prego Nelson. Aspetta che perde pezzi. Il maestro dei peluche. Perché vuoi peluche a casa poi? Mi metto in gioia. Sì. 322. 323. Ma non è pazzesco, ma è diventata una bilancia. Ho scoperto un talento assurdo. Ma poi consecutivo. Consecutivo. Di un grammo. Come cazzo fa? Bravo Nelson. Grazie. Oddio. Lo tocchi. Cosa vuoi fare? Vuoi cercare di avere la perfezione? Sì, vabbè, accarezzalo. Ma forse sta barando. Adesso l'altro ha dato un cuccio all'altro. Eccoci. Bravo Nelson, perfetto. Bravo. Grazie. No, dai, cioè, ma poi la cosa è che tu lo calci e non lo raccogli. Candela! Molto lunga. Bene, moccolo liturgico. Allora, il Cesi deve recuperare su Nelson. Sì, però posso dire una roba? Secondo me stiamo un po' falsificando le bilanciate per Nelson. No, dico, perché dici che c'è qualcosa che non va? È altamente inverosimile che Nelson riesca a fare. Ah, dici che ha barato, che ha truccato. Non solo. Ragazzi, perché insinuate queste cose? Cioè, io mi sembro la persona più corretta del mondo. Perfetto, andiamo con la candela. La candela, però, posso dire una roba. È stranina, Possiamo renderla un pochino più spicy? Vai. La possiamo accendere e la tagliamo mentre... No. Quello bellissimo, ma no. Però era una bella idea, Ma ho una domanda. Sì. Faccio più di un taglio, è un problema? Se sono due mucchietti di cera, per esempio. Ah, no, non puoi. Non posso. Puoi. Devi quindi fare un taglio. Taglio netto. Sì, ma non ho mai visto Nels prendere così seriamente una prova, quindi sono molto curioso del suo taglio. Cos'era questa violenza? Ok, Nelson c'è. Nelson c'è. È arrivato. No, io però questa la devo prendere veramente seriamente. Tosta, datemi un secondino solo. Madonna. L'ha fatto non anche ha alcun in questa. Senso il taglio che ho fatto, ragazzi. Vabbè, arriva là. Perfetto. Andiamo alla pesata. Allora, Nels. Sì. Aspetta, ma tu hai delle bricioline. Le bricioline, però, le devi mettere da qualche parte. La candela è come il maiale, se butta via niente. Esattamente. Allora, prima pesata. Vado io? Sì. Ok, Nelson ha deciso di mettere le sue bricioline lì. 57 grammi. 57, ok. Attenzione. Peggiorato, ragazzo. Leggermente, forse leggermente. Questo giro l'ho fatto peggio di quelli prima, però vabbè. Vediamo se Cesare recupera. Grazie, molto gentile. Riesci a togliermi la tua neve dalla mia bilancia? No. Ma com'è? Non si è mai visto un Nelson così delicato. Ci siamo. Perché puzzano? È puzzato un botto. Buono. 56. Ma gli metto anche i briciolini. Che rimane 56. Non è cambiato niente. Se, 64, quindi. Ma come nel complesso pesa vince meno? Vince di un grammo di scarto Cesare! Incredibile! Beh.
e il folle Nels. Sono stato preciso fino adesso, ma è cambiato qualcosa. Mi prendo una palla. E rovinato tutto! Vaso di terracotta! Molto grande! Ultimo taglio di oggi. Dai zitto. Questo sarà un casino perché ragazzi questo esploderà. Questo esploderà, dovete decidere dove mettere i pezzi. Ma voi avete calcolato le norme di sicurezza per questa manche? Aia. Ragazzi è pericolosissimo. Vai vai scalpella. È molto duro questo vaso, eh. Sarà difficile. È veramente difficile. Ok. Forse aia. A scegliere il vaso abbiamo fatto una puttanata. Io ci sono. Io no. Beh, bravo Nelson. Bravo Nelson. Manca solo la base, aspetta. Ah, ma vuoi fare una scultura? Ok. Andiamo alla pesa. Prima la corona. Chi perde indosserà la corona di terracotta scheggiata. Vado, 1409. Aspetta, perché c'ho anche tutti questi. 1191. C'è dell'impegno. E andiamo a vedere Nelson. Guarda che scegli i pezzi. Io faccio così, metto tutti questi qua. Attento che se lo metti sulla bilancia non lo puoi togliere. Sì, lo so, lo so. 1414. Hai già perso. Perché? Perché peseranno uguali i nostri vasi. Contro 1157. Quindi molto simili, chi ha vinto? Un po' di suspense. Vince con uno scarto di 218 grammi. Alla Jerry Scotti, dammi 10 minuti di silenzio. Cesare Cantelli! Davvero? Hai vinto. Hai vinto la sfida. No, dai. Ha vinto tu. No. No, facciamo il calcolo delle differenze. Viva la bene, playa. Adesso vinciamo il vincitore. Il vincitore della sfida è... Nelson. No! Per una volta nella vita, nella storia di Space Valley, tutto l'ambaradan non è stato truccato. Ci hanno provato? Sì, ho capito. Dov'è Jackson Pollock? Hai visto dove stava per finire la testa di Cesare? Dove? Stava per finire qua dentro. Ma perché lasci i seghetti a portata testa? Complimenti a Nelson, ma adesso il momento che tutti gli italiani stavano aspettando. L'hai ritrovato? Ma dove l'hai trovato? L'ho lanciato giù dalle scale. Adesso daremo degna sepoltura al nostro amico Gigi. Per favore, musica posso, da funerale. Possiamo prima dire le cose utili. Ci vediamo tra qualche giorno qui sempre su Space Valley con l'Extra Valley in cui faremo la sfida dei salumieri. No, sì, è il king del... King dei salumi. Allora, era partito come il king del salume, ma in realtà è diventato... Scoprirete. Pesa un po' di cose. Però è una sfida di gruppo, è una sfida di gruppo. Okay. Io preferirei non essere nell'inquadratura mentre fai questa cosa. Beh, ci sta. Ma io non faccio niente, io gli do degna sepoltura perché gli do una vita. Posso farmi il segno della croce anche? No.